Salve a tutti ragazzi, belli e brutti, iscritti più utili, bentornati su Giove HD Spawn. Io sono Giove Spawn, questa è l'Ultimate World Cup. Per chi non lo sapesse, stiamo giocando la Coppa del Mondo su Ultimate Team con le squadre di... con i giocatori di Ultimate Team. Oggi andremo ad affrontare il girone C con Germania di Tom, Portogallo di Deli, Ghana mio, Luce di Plant. Vediamo un po' come sono andate queste partite del mio Ghana. Salve a tutti ragazzi, belli e brutti, miei iscritti più brutti, eccoci qui nell'ultimo Court Cup, siamo su Giove HD Spawn. Per chi non lo sapesse, vi ho lasciato a inizio video cosa si tratta questa Ultimate World Cup. Oggi ci giocherò con il mio Ghana. Come state vedendo, ho acquistato ben due IF, i fratelli Ayo. Diciamo una buona squadra, secondo me. Non fortissimo, però. Oggi giocheremo il girone G, nel quale c'è la Germania, Portogallo, Ghana e USA. Ora andremo a sfidare il Portogallo, sperando di riuscire a vincere. Le ultime parole famose. Ed ecco quindi, dunque, il Portogallo di Deli, 77 di over. Naturalmente non ci possiamo permettere Cristiano Ronaldo, però già questo, già è molto buono. Abbiamo Rui Patricio, Fabio Contrao, difensore centrale, già non lo conosco, Pepe, quello... non lo conosco. Poi abbiamo João Moutinho, Danny, Nani, Carlos Martins, Eder e quell'altro attaccante portoghese, non lo conosco, del Portogallo. Vabbè, diciamo una buona squadra secondo me. Vediamo come va a finire dunque questa partita nazionale in questo girone. Attenzione a Carlos Martins, pericolosissimo su quella fascia, cercare la testa di qualcuno, di Pepe, è rimasto in attacco Pepe, vaffanculo difensore che non mi marca un cazzo di niente. Porca di quella porca. E vabbè, Portogallo 1, Ghana 0. Vaffanculo, mo che stiamo a fare un'azione. Vabbè, questa partita, non so perché il Ghana ha giocato malissimo questa partita. Sono davvero delusissimo. Vabbè, vediamo cosa si riesce a fare, dai. Ed ecco quindi, dunque, ora sfideremo l'USA. Vediamo che squadra. Howard in porta. O para. Che altro c'è? Oh, quello è German Genius, dovrebbe essere. Poi abbiamo Dempsey. Abbiamo quell'attaccante lì, non mi viene. Non mi vengono neanche gli altri nomi, vabbè. Questa sembra già una partita più sempre più facile. Vabbè, vediamo come va. Calcio d'angolo, batterà Ayew a cercare la testa di Vorsa! Al 25esimo minuto su un bella corner di Essien. Vai Essien, il tiro di Essien! Michael Essien al 41esimo minuto. Ne è arrivato al Milan, è grande CDC, non pensavo avesse un tiro del genere. Essien, capitano del Ghana, 2-0, Ghana USA. No, vai Dauda no. Dauda non puoi farmi queste cacate. Vabbè, non è detta l'ultima parola. Attenzione a Gatt. No, lì da solo in mezzo, porca di quella puttana, da solo in mezzo, siete tre difensori, coglioni, stava da solo, non è possibile sta cosa, non è accettabile, oh, la puttana Eva. No, ma dai, porca troia di quella difesa, quello li passa davanti e neanche la tocca, che gioco, che cazzo di gioco è mai questo, che li passi davanti e neanche la tocca, ormai non c'è più nulla da dire,
difesa addormentata completamente, io non mi arrabbio neanche perché sinceramente non mi aspettavo di vincere questo girone, mi aspettavo almeno di piazzarmi come di far arrivare questo Ghana chissà in seconda posizione, ma così diventa impossibile perché si sbagliano passaggi facilissimi. Finisce anche questa, non penso che il Ghana passerà, vabbè. Ora andremo per l'ultima partita del girone G. Ed ecco qui dunque l'ultima partita. Disputeremo contro la Germania di Tommy. È una Germania non troppo costosa, ma secondo me davvero potente. Contatto Ozil, Herrmann, Hummels, Boateng, Adler e altri poco costosi. Io avrei messo un porta Neuer, sicurissimo, portiere inamovibile della Germania. Vediamo cosa può fare il mio Ghana. Waris. Per Aieu! Waris! Aieu! Sono cucciando la mano. Aieu! Azione insistita! Gol di Aieu che esce dal cappellozzo perché la difesa della Tedeschia ha fatto davvero cavolate una dietro l'altra della Germania, vabbè. Sbaglia tutto Aieu, non ne azzecca uno Aieu. Ancora un passaggio alto per per Klose. Sbaglia tutto la difesa, attenzione. E vaffanculo portiere. E che schifo di tuffo, però non ti tuffare proprio se devi fare il trimone che sei, vaffanculo tu e tutte quelle tuffate che fai, hai parato bene fino a mo mi fai una cavolata del genere, non è possibile. Non è corner Ozil a cercare la testa di Boateng, ci arriva Boateng, anzi no, c'è Boateng, Gomez, ancora gol, Gomez, porca di quella troia questa difesa di merda del Ghana, va proprio a cacare, è una cacata pazzesca la difesa. Poi ci abbiamo Aieu che non azzecca un passaggio in attacco. E vabbè va. Tanto che ci possiamo fare. Niente. Vai Quincy. Il tiro di Quincy. Quincy! Mamma mia! Che super mega rete! Di Ousmane Quincy! Quincy, soprannome di Quincy, mamma mia! Si è fatta tutto da solo! Rivediamo sto super gol con questa super giocata di Quincy, mamma mia, si smarca tutta la difesa, mamma mia che gol, pareggio contro la Germania, fortissima la Germania. Vai, finisce qui, dunque quest'altra partita, 2-2, sta solo un punto, quindi il Ghana non passerà e quindi ora passiamo al tabellone, alle cose finali. E quindi ecco i risultati finali di questo girone G. Il mio Ghana purtroppo è arrivato terzo con 2 sconfitte e un pareggio con meno 3 di differenza reti. La Germania ultima. Passano gli USA e il Portogallo che sono di Nelly e di Plant. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su. Vi chiedo scusa se non si porta con continuità questa serie, però purtroppo essendo che siamo in 3 abbiamo rispettivamente i nostri impegni e quindi non riusciamo a caricare in maniera assidua a fare le partite per l'Ultimate World Cup, ci scusiamo già in anticipo. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, qui è Giovi Sport, vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao e bella a tutti al prossimo video.